Ciao Bettes.it, il Corriere dei Mule è il film numero 37 di Clint Eastwood, il quale arriverà questo 31 maggio a compiere 89 anni, 8-9, e è la regia numero 37. Eccolo qua, guardate il faccione di Clint in penombra e sotto la macchina. Che film è? Clint Eastwood, molto bello, mi piaceva da morire. Il Clint Eastwood interpreta Earl Stone, ispirato al vero Leo Sharp. Earl Stone fa il Corriere della Troca. Fa il Corriere del Cartello. Il cartello è una delle parole che abbiamo sentito di più in questi ultimi anni di serie TV e film. I messicani, il Messico è l'antagonismo hollywoodiano, il Messico è il nuovo villain, e il territorio messicano attraverso la penna di Taylor Sheridan, di Sicario e Soldato, è Mordor. È peggio di Mordor, è più angoscioso di Mordor, è più difficile da penetrare di Mordor, è più ostile di Mordor. Benissimo. Allora, una volta capito questo, il bravo Nick Schenck, che aveva già sceneggiato Gran Torino, fa una sorta di Gran Torino più leggero, un Gran Torino più meno grande, anche come senso del dramma, perché è più una commedia, il Corriere dei Mule, bella, dove le parti, forse, ecco perché è stato penalizzato all'Oscar, dove le parti di dramma sembrano un po' attaccate e sono meno coerenti rispetto a quelle della commedia. La commedia con il vecchio che sconcerta. Lo sconcerto rock del vecchio all'interno di un ambiente in cui la sua presenza appunto sconcerta e crea rivoluzione. Dentro le persone, fuori nel testo drammaturgico. Don Amici nelle Cose Cambiano di David Mamet, dove c'è anche Luca Barbareschi in un cameo. Don Amici arriva nel mondo della mafia e non appartiene al mondo della mafia ed è vecchio, dovrebbe interpretare un vecchio boss. Eccolo qua. Poi Bryan Cranston non era vecchio come Don Amici, non era vecchio come Clint Eastwood in questo film, ma Bryan Cranston in quel mondo criminale del New Mexico è sconcerto, è fuori posto, e questo crea qualcosa di strano, perché non ti riconoscono come antagonista, non ti danno un ruolo preciso che tu hai in base a un corpo diverso, che hai un'attitudine diversa, che hai... La stessa cosa l'abbiamo fatta noi in Italia con Francesco Bruni, un suo film bellissimo. Bruni è grande sceneggiatore di Pizzi, ma anche bravo regista, tutto quello che vuoi. Giuliano Montaldo, stessa classe di Clint Eastwood, 1930, entra in un mondo di piccoli criminali, di piccoli nichilisti, di piccoli uomini in senso anche anagrafico, ragazzini di Trastevere che fanno un po', che stanno un po' persi, capitanati da Andrea Carpenzano, e sconvolge le loro vite, si mette a giocare alla PlayStation e il vecchio sconcerta, sconcertando ti rilassa. In questo film è anche un'idea, perché lui ha bisogno di soldi. Earl Stone è un orticoltore che balla, che ha passato la vita a ballare, e non ho mai visto Clint Eastwood così allegro, una caratteristica interessante del film. Il cambiamento di Clint Eastwood, l'uomo che ha dato una nuova dimensione al termine arcigno, che fa così e balla. Appena sente il ritmo della musica, è fighissimo vedere Clint Eastwood che fa Silvio Berlusconi, è felice di avere vicino a sé delle ragazze. È contento, noi maschi di merda siamo ridicoli. Mi piace moltissimo come Eastwood ha capito questa e non rende ridicolo questa nostra ridicola, poi appunto, voglia di continuare a essere circondati da... Io finirò così, io finisco così. Infatti mi ha fatto morire dalle risate, perché è proprio... è bellissimo vedere Clint Eastwood che cambia completamente faccia e diventa questo vecchiettino a cui vuoi bene. Infatti ci sono queste giovani signore bellissime che ridono un pochino, però non lo prendono in giro, non si sa nemmeno se ci fanno l'amore. Molto affascinante questo. Le vediamo, di solito sempre due, poi ammazza, cioè sei grandissimo Earl, apparentemente, perché Eastwood è gentile, non fa entrare, non sappiamo se entra anche Earl, perché non fa entrare la macchina da presa nell'intimità di questi momenti lunghi che lui passa con le signore. Lo vediamo ballare, lui balla e le signore sono contente, perché oggi i giovani magari non trovano uno così, non così bravo, perché non è un virtuoso, non è un virtuoso. Virtuoso, mi piace, è Tony Lip Vallelonga, usa la parola virtuoso dentro Green Book, vabbè. Non è un virtuoso del ballo, è un entusiasta del ballo, un ballo semplice, così. Potrei farlo pure io, che non amo ballare,
mi viene voglia di ballare, voglio fare così, voglio fare anche io così come Ernston l'ha fatto con tutti, l'ha fatto con tutte, soprattutto, tranne un po' troppo con la sua famiglia. Forse ballava, lo dice alla moglie, però si è estraniato. All'inizio del film vediamo questo orticoltore un po' fatti suoi, un po' distaccato soprattutto dal concetto di famiglia. E lo vediamo aver bisogno di soldi dopo un'ellissi temporale della Madonna di 12 anni, nei primi 15 minuti del film, vediamo averla aver bisogno di soldi. E allora ecco, diventa il Corriere della Troca, vai a lavorare per i messicani, guidi bene, sei Clint Eastwood. E allora parte questo film veramente molto, 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 molto bello, molto gradevole e intelligente. Con Clint Eastwood che fa se stesso, fa quello di Gran Torino in chiave più leggera, ecco perché è stato penalizzato all'Oscar, e incontra le lesbiche, non le riconosce, dice: «Eh, signori, tutto bene? Ma siamo lesbiche!» E lui però: «Ah, scusate, beh, è sempre Earl, non c'è là da ballà», però allora lui dice: «Guardate, il motore c'ha questa cosa, allora grazie nonno, prego lesbiche». Poi se incontra un afroamericano di questi palestrati persi col telefonino nel deserto, che non vivono nel mondo analogico, non sanno navigare nel mondo analogico, dove un tempo, per esempio, un segreto incredibile, cerca, 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 abbiamo un momento preferito del film, pensate un po', ci possono essere delle ruote di scorta da qualche parte, che senza che tu chiami, cerchi Google, puoi cambiare te. Il fisico pompato da palestra di oggi, che vedo ovviamente attorno a noi, rispetto al fisico di questa generazione di maschio del Novecento, che però sa fare delle cose che oggi questi qua tutti pompati che vanno in giro così non sanno fare. Interessante. E quindi ci sono questi commenti sociali del personaggio, dentro poi una storia dove c'è il crime, quindi Don Amici nelle cose cambiano, Bryan Cranston in Breaking Bad, il vecchio che sconcerta. Anche in chiave femminile abbiamo visto cose di questo genere, e a un certo punto poi però il concetto, l'idea della famiglia e di questo grande racconto protestante che io ammolto, soprattutto sul concetto della prigione. In prigione l'ultimo personaggio italiano che ho visto felice di essere in prigione è in chiave geniale di commedia all'italiana, è Pietro Zinni, che dice: «Ma scusa», che è della mia generazione, dice: «Ma scusa, ma noi siamo quei perdenti sociali rispetto ad altri, che in società annaspano, e io qua sto tanto bene, e ho un ruolo sociale, insegno, ho vitto, alloggio, non ho preoccupazioni economiche che poi stressano il maschio e lo portano alla depressione, una cosa che ha distrutto la mia generazione». Allora, Pietro Zinni. Invece la prigione per loro è Flight di Zemeckis, è quel sorriso finale di Denzel Washington, è un senso molto diverso, molto protestante in chiave drammaturgica che io preferisco rispetto a volte a questi scioglimenti cattolici senza alcun senso, senza alcuna ragione che leggo e vedo nell'audiovisivo italiano. Invece qua c'è questo senso profondo, della prigione. E del significato che può avere la prigione per alcune persone. Il sorriso smagliante di Denzel Washington nel capolavoro Flight di Robert Zemeckis. Qui, ok. E poi alla fine allora voi dite: «Vabbè, ma lui fa il Corriere della Droga». Poi, ok, abbiamo capito, Earl è felice di ballare. Quanto mi piace Clint Eastwood, vorrei vedere. Adesso, dopo questa videocensione, non vedo l'ora di rivedere questo uomo. Così felice di ballare con le signore, così felice di stare in compagnia ascoltando la musica. Lui è felice, canta anche Frank Sinatra in macchina, così. C'ha il rapporto con un giovane messicano come ce l'aveva col giovane Mong in Gran Torino. C'è un giovane messicano con cui ha un rapporto carino mentre fa il Corriere. Scena, 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 commento sociale. Però voi non sapete cambiare la ruota. Sempre con sto telefonino in mano, e Bradley Cooper che indaga. Molto belle le scene, mi piacciono molto le scene di Bradley Cooper che indaga su appunto, e forse le strade si incontreranno. Vabbè, ragazzi, mi è piaciuto da morire, non c'è bisogno di incazzarsi. Come ti puoi incazzare?
che non è andata all'Oscar, un film dove io vedo Clint Eastwood così felice quando è Earl che balla. Cioè, automaticamente io non già mi appartengo troppo a tutta questa rissosità che c'è attorno al cinema, che mi rattrista molto. Però la rispetto, capisco che così sia un segno della contemporaneità, però io preferisco questo sorriso placido di Earl Stone che balla e che se ne fotte proprio, anche perché gli Oscar, questo signore, ne ha vinti, e ne ha vinti ben due, sia per miglior film che per miglior regia, ai tempi degli Spietati, e Million Dollar Baby, quindi francamente alla soglia degli 89 anni per uno come Clint. Ma che gli frega, ok? Quindi io sono veramente felice di tutto questo film. Il Corriere, The Mule, un altro grande film, l'ennesimo, di un signore di nome Clint Eastwood. Guardate quanto è felice quando balla in questo film. Ciao, Bad Taste!